Quando è scoppiata la crisi del modello liberista argentino, prima con Menem e poi con Della Rúa, i movimenti sociali hanno dovuto fare un salto di qualità per imporre inizialmente la parola d'ordine «già basta», per poi disputare la propria autonomia politica prendendo le distanze soprattutto dal partito giustizialista che il peronismo tradizionale di Menem e di Moyano avevano trasformato in partito dell'ordine neoliberista. Il movimento dei picchetteros, dell'occupazione delle fabbriche, dell'autogestione dei quartieri, della costruzione delle case popolari, della costruzione di cooperative e tutte le altre forme di poter popolare sorte nel territorio durante la crisi del 2001 hanno prodotto un autentico risveglio politico nel movimento popolare, rompendo quel torbido sentimento di rassegnazione e, soprattutto, la paura nei confronti dello Stato oligarchico che gli anni della dittatura avevano imposto al popolo argentino. Fu in questo periodo di lotte dure e soprattutto popolari che nacque la nuova centrale sindacale CTA, Confederazione dei Lavoratori dell'Argentina, comunemente chiamata la Social, perché rappresentò una risposta politica della base sindacalizzata e dei movimenti sociali che rompevano con il burocratismo della CGT e gli inciuci dei corrotti dirigenti del peronismo menemista. Per questo la CTA ha aperto le porte della Confederazione ai movimenti sociali, ai lavoratori senza contratto e ai disoccupati. Un contesto che Fabio Bastero, segretario generale della CTA, riassume nell'intervista concessa a Buenos Aires il 18 marzo del 2009, facendoci in questo modo capire perché la CTA e quindi una parte del movimento popolare hanno mantenuto una posizione critica nei confronti del fronte della vittoria di Cristina Kirchner e del suo candidato Daniel Scioli. En principio quiero aclarar que la CTA no es que apoya a los movimientos sociales. En la CTA se afilian también. Nuestra central nuclea no solo a los trabajadores registrados, que esta es una particularidad. Nosotros no solamente articulamos con los movimientos sociales, no todos, pero hay muchos movimientos sociales que están afiliados en forma directa a la CTA. En Capital Federal está el movimiento de ocupantes e inquilinos, aquellos trabajadores que disputan por la vivienda en la ciudad de Buenos Aires, porque también los pobres tenemos derecho a vivir en la ciudad de Buenos Aires. El Movimiento Territorial Liberación, la Tupac Amaru, agrupaciones u organizaciones cooperativas de vivienda como Construyendo, Asamblea Flores, y así cientos, a lo largo y ancho del país. Hay otras que no están dentro de la CTA y con los cuales sí organizamos y articulamos, pero quería aclararlo porque la particularidad es que muchas veces que nosotros nos dedicamos a lo social, dentro de la CTA se pueden dar plenarios de delegados que vienen compañeros con mandato de los sectores de trabajo y trabajadores de los territorios que vienen también a plantear agendas que muchas veces coagulan y que tratamos de que sean parte de una misma discusión. La constituyente social es un proceso, no es en sí una estación de un recorrido, es un proceso que nosotros estamos tratando de construir a lo ancho y largo del país. Quiere decir esto, vamos ciudades por ciudades discutiendo con organizaciones de carácter territorial, campesinas, de derechos humanos, culturales, religiosas, discutimos con partidos políticos. ¿Cuál es para nosotros el ámbito para organizar una propia fuerza para una nueva experiencia política? Nosotros no negamos la estrategia de carácter institucional o electoral, pero tampoco la priorizamos como única expresión y fórmula de darle respuesta a las necesidades de construcción de la agenda política y de las prioridades. Nosotros creemos de que en Argentina es posible darle de comer a todos los chicos, a todos los pibes, a todos los pequeños. En nuestro país se producen alimentos para darle a 400 millones de personas, pero se paga el oprobio al imperio de que en nuestro país mueran alrededor de 26 chicos por día menores de 5 años por causas evitables. Queremos decir con esto de que en nuestro país, más que nos apure la necesidad de la construcción de un partido político, estamos tratando de construir una agenda, un movimiento que pueda poner en discusión
las necesidades y las prioridades de nuestro pueblo, que pasan por la universalidad de un salario para todos los chicos menores de 18 años, que implica discutir la renta, que implica discutir la concentración de la riqueza. Estamos planteando que en nuestro país el 77% de los jubilados están debajo de la línea de pobreza. En nuestro país los jubilados, aquellos que trabajaron toda una vida, hoy se jubilan para volver a ser pobres. Entonces está la posibilidad de que nuestro país se pague un salario mínimo para jubilados por arriba de la canasta de pobreza. Estamos planteando necesidades de carácter inmediata. La distribución de la renta es la distribución de nuestras tierras, la distribución de darle una política sostenida y planificada al tema educativo, al tema de la salud, al tema de las experiencias que nuestro propio pueblo ha construido. En nuestro país hubo una revancha por parte de los sectores del poder, que no solamente se llevaron a 30.000 compañeros detenidos desaparecidos, que exilió a millones de personas, que encarceló a miles y miles a lo largo de nuestro país, que torturó y que cerró la boca a muchos, sino que fundamentalmente eso fue consecuencia de una revancha contra nuestro pueblo en el sentido de dotarlo de una nueva reestructuración económica. Entonces la memoria colectiva es que se puede tener salud pública, educación pública, que se puede tener vivienda accesible para todos los trabajadores, porque en nuestro país lo hubo. Por eso creemos de que la nueva sociedad a la que tenemos que construir es una sociedad que sea la lucha por y para la elevación de la clase trabajadora, que guiado por la discusión entre los compañeros tienda a construir una sociedad más justa, más libre, más inteligente, donde los medios de producción y de cambio estén en un proceso de discusión, de colectivización, y donde tengamos la posibilidad de no ser simplemente ciudadanos de segunda que vamos a votar cada 2 o 4 años. Nosotros creemos fundamentalmente de que hay que defender los medios en función de los fines. Y si bien el sistema democrático, que actualmente es tramposo porque tiende a seguir centralizando y obturando los niveles de participación, decimos que queremos la democracia en función de construir una sociedad más justa, una sociedad socialista, una sociedad donde el nombre del futuro no sea lo que nos determine la división por abajo. Nosotros creemos de que hay una sociedad más justa para construir, una sociedad más inteligente, y que eso es producto de los trabajadores y de los sectores populares organizados de una forma democrática y horizontal. In Argentina la destra è tornata al potere con forza, autorità e soprattutto arroganza. In questo contesto, che ruolo dovranno avere i movimenti sociali argentini e che tipo di relazione politica dovranno intrattenere coi partiti? Con Macri è un liberista, diciamo, abbiamo un ritorno del neoliberismo latinoamericano, proprio nel senso radicale del termine, quindi ci sarà un ritorno, c'è già un ritorno delle politiche di stretta austerità, un programma, diciamo così, neoliberista, simile a quello che stiamo conoscendo anche in Europa con la Troica, quindi con il ruolo dell'Unione Europea, del Fondo Monetario Internazionale, della Commissione Europea. Macri rilancia sicuramente queste politiche liberiste e lo farà per lunghi anni, e queste sono state già in passato sviluppate e propagandate in America Latina dalla Banca Mondiale, dal Fondo Monetario Internazionale, da quelle eccellenze politiche economiche della Casa Bianca, in modo che un colosso grande economico, appunto, come l'Argentina deve tornare ad essere il giardino di casa degli Stati Uniti, ma io direi l'obiettivo è di far tornare tutta l'America Latina, no? In questo senso non è un caso che oggi già ci sono forti alleanze con il Perù, con la Colombia, con il Cile, con il golpe bianco in Paraguay, che ha portato appunto a questa condizione. Sono ovviamente dispiaciuto per la sconfitta, dispiaciuto politicamente, per la sconfitta del Fronte della Vittoria, e sono anche molto preoccupato per le conseguenze che sono ricadute sul popolo dell'Argentina e poi il polo progressista in America Latina. Io penso che la sconfitta di Maduro in Venezuela ha risentito anche di questa ondata, no? Di questa ondata di destra e di vittoria appunto della destra in Argentina. Diciamo un KO del peronismo, anche se solo del 51,5%, è preoccupante, perché questa sconfitta è avvenuta nel cuore economico dell'Argentina, non solo in tutta l'Argentina.
cioè nella provincia di Buenos Aires, dove il peronismo di sinistra è stato sempre molto forte, direi quasi egemonico in termini di voti popolari. Oggi però c'è un'importante, innegabile percentuale di voti popolari che stanno nelle mani del macrismo, che si è formato anch'esso nel distretto di Buenos Aires, disputando con i gruppi di sinistra il comune della capitale. Questo è in dubbio. Dopo il successo, diciamo così, di Macri a Buenos Aires, tutto a questo punto può succedere. Possono cambiare anche gli equilibri dei distretti produttivi chiave dell'Argentina. Pensiamo, oltre a Buenos Aires, a Mendoza, pensiamo a Córdoba, a Santa Fe, a Santa Cruz, dove in queste che sono le cinque macro aree, macro regioni produttive del paese, sono anche macro regioni elettorali, dove appunto Cristina ha avuto una grande base popolare regionale, che però rischia assolutamente di dissolversi, di scomparire. Questo significherebbe una sconfitta non solo elettorale, una sconfitta popolare ancora più dura per il polo progressista argentino. Io vorrei aggiungere appunto una considerazione che in questo momento per me è importante e che sta evidenziando più che mai la necessità di una nuova leadership, di trovare appunto una scelta definitiva sulle politiche progressiste e di classe, cioè passare dalla concezione del governo alla concezione del potere in tutta l'America Latina. Una leadership o una leader ovviamente che sappia comprendere quali sono i reali interessi del popolo, i bisogni centrali del popolo, dei lavoratori, dei disoccupati, degli argentini, lasciando tu fuori tutti i politicismi di comodo. Quindi questi 12 anni in pratica hanno avuto molte luci con la famiglia Kirchner, tra cui molti successi nell'ambito della giustizia. Pensate a una cosa fondamentale per tutti noi anche qui in Europa, che è la cattura e la reclusione di generali che erano stati colpevoli dell'assassinio di 30.000 compagni, di 30.000 desaparecidos, un massacro di rivoluzionari, di comunisti, di sindacalisti, ma anche di gente comune, che era colpevole soltanto di conoscere un comunista, di conoscere un rivoluzionario, di conoscere uno studente, e per questo è stato catturato e ucciso da quella dittatura. Bene, Cristina ha avuto il coraggio, la prima che ha avuto il coraggio di farli processare e la magistratura appunto di condannarli. Voglio sottolineare che quindi la contraddizione però principale del kirchnerismo e in particolare dei due governi di Cristina, quindi degli ultimi due governi, è stata l'incapacità, diciamolo francamente, di non aver saputo controllare gli aumenti indiscriminati dei prezzi delle materie prime, soprattutto delle materie prime agricole, che poi sono quelle che sfamano il popolo, sono quelle che danno ovviamente una tranquillità maggiore all'equilibrio popolare. Un'incapacità non volontaria, un'incapacità non assolutamente non è personale, perché la recessione è durata anche e soprattutto a causa di questa crisi sistemica del capitale internazionale che sta attraversando tutto il mondo e quindi non può lasciare indenne l'America Latina o ovviamente l'Argentina. Il ruolo che sta continuando a svolgere il Fondo Monetario Internazionale, la Banca Mondiale, che ha portato le riserve ai minimi, questo ha giocato ovviamente nell'interesse delle multinazionali, in particolare delle grandi multinazionali agricole argentine. Perché dico questo? Dico questo perché la spiacevole vittoria, forse imprevista, di Macri può peggiorare ulteriormente le condizioni degli altri paesi progressisti e rivoluzionari di tutto il Sud America. Ad esempio ha condizionato le elezioni in Venezuela e perché no, potrebbe condizionare anche l'Ecuador. Proprio quest'ultimo paese, il Venezuela, rivoluzionario, è un grande, per esempio, esportatore di petrolio, ma dipende dalle importazioni di prodotti agricoli. Oggi abbiamo un Venezuela con il prezzo del petrolio a meno di 30 dollari, ma una continua dipendenza dalle importazioni di prodotti agricoli. Quindi, lasciando la produzione e distribuzione commerciale dei prodotti dell'agricoltura completamente in mano alle multinazionali, ed è questo il gioco che farà Macri, la situazione anche in Venezuela può peggiorare, perché c'è pure questo attacco speculativo sul prezzo del petrolio.
Poi parliamo in questo momento della doppia faccia di nuovo di Obama, che non riesce a inserirsi in chiave militare nel suo ex giardino di casa, e l'imperialismo statunitense, accompagnato dall'imperialismo ovviamente europeo, potrebbe vedere nell'Argentina un territorio assolutamente, una politica, un paese assolutamente favorevole per il proprio mercato e quindi per le proprie esportazioni, diventa veramente il cortile di casa.